Ciao a tutti gli amici di Lots Hobby. Oggi con questo terzo video realizzeremo Geco o Greg della serie I Super Pigiamini o PJ Mask. Se il video vi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Buon lavoro! Per la realizzazione del corpo e delle braccia, fate riferimento al video di Gatto Boy, di cui metterò il link qui in alto. Il corpo e le braccia dei vari pupazzi dei vari personaggi è uguale, per cui lo schema sarà lo stesso. Per non annoiarvi più del dovuto, metterò in sovraimpressione lo schema della prima parte della testa. Comunque, se non vi è chiaro qualcosa, potete sempre fare riferimento agli altri due video fatti precedentemente. Iniziamo ora il giro 15. Da qui dobbiamo cambiare colore, per cui molliamo l'ultimo punto del giro 14, infiliamo l'uncinetto nei due anellini, prendiamo il colore rosa, agganciamo il colore e da qui andremo a fare 12 maglie basse rosa accompagnando il filo verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 che non finiamo con il rosa, ma lo finiamo con il verde. Ora, accompagnando invece il filo rosa, faremo una serie di maglie basse fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro 15, cambiamo di nuovo colore, mettiamo il nostro marcapunti. E per il giro 16 dobbiamo ripetere la sequenza che abbiamo fatto per il giro 15, per cui ripetiamo 12 maglie basse rosa e finiamo il giro con una serie di maglie basse verdi. Accompagniamo ora il giro 16 sempre con il verde per fare maglie basse rose, quindi una, due, tre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 che non finiamo con il rosa, ma finiamo con il verde. Ora accompagniamo il filo rosa e finiamo il giro con una serie di maglie basse verdi. Nel giro 17 dobbiamo fare 4 maglie basse e una diminuzione, per cui il primo punto però lo facciamo verde. Quindi prima maglia bassa, ora cambiamo colore. Secondo punto. Terza maglia bassa, quarta maglia bassa. Dobbiamo fare una diminuzione. Quattro maglie basse, e
e una diminuzione, che non finiamo con il filo rosa, ma lo finiamo con il filo verde. Scusate. Lo finiamo con il filo verde. Ripetiamo la sequenza di 4 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro. Nel giro 18 dobbiamo fare 3 maglie basse e una diminuzione. Prima maglia bassa, seconda maglia bassa che finiamo però con il rosa, e terza maglia bassa, una diminuzione, tre maglie basse, tre e una diminuzione. Che finiamo però con il verde. Ora dobbiamo fare sempre fino alla fine del giro 3 maglie basse e una diminuzione con il verde. Nel giro 19 realizziamo 2 maglie basse e una diminuzione. Uno, due, la diminuzione, che terminiamo con il rosa. Due maglie basse. E una diminuzione, che terminiamo con il verde. Finiamo il giro ripetendo la sequenza di 2 maglie basse e una diminuzione. Tagliamo il filo abbastanza lungo e, come abbiamo fatto per le altre due teste, andremo a fare dei punti bassissimi intorno al perimetro rosa. Adesso andiamo a fare la cresta a geco. Dobbiamo prendere il centro della testa. Partendo dall'anello magico dobbiamo contare 6 righe, 6 giri, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tra il sesto e il quinto andremo dentro con l'uncinetto al centro della testa, in mezzo alla bocca.
prendiamo il filo verde chiaro, andiamo dentro, prendiamo il filo e passiamo dentro in questa maniera e facciamo una catenella. Sempre dentro lo stesso punto, facciamo una maglia bassa. Come potete vedere, ho piegato a metà la testa per capire bene il centro. Nella riga successiva andrò a fare una mezza maglia alta. Sempre nello stesso punto andrò a fare una maglia alta. E sempre allo stesso punto andrò a fare una mezza maglia alta. Nel punto successivo andremo a fare una maglia bassa. E sempre nello stesso punto una maglia bassissima. Nello spazio successivo andremo a fare una maglia bassissima. Sempre nello stesso punto una maglia bassa. Nell'anello magico andremo a fare una mezza maglia alta. Sempre nell'anello magico una maglia alta. E sempre nell'anello magico una mezza maglia alta. Nel punto successivo andremo a fare una maglia bassa. E nello stesso punto una maglia bassissima. Ripetiamo la sequenza un'ultima volta, quindi una maglia bassissima, una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta, una maglia bassa e una maglia bassissima. Ora facciamo il naso e andremo col l'ago dentro alla testa. Più o meno verso il centro, e passiamo da una parte all'altra. Adesso per fare gli occhi io prendo due pezzettini di foglio Eva e con la forbice li sovrappongo, faccio due semicerchi.
e vado a fissare il tutto con un puntino di colla e gliela metterò sotto al bianco, così sta fermo. Dopodiché vado a fissare i miei occhi con la loro guarnizione. Adesso facciamo la bocca, prendiamo del filo nero e un ago e andiamo dentro più o meno qui. Teniamo con un dito fermo un pezzettino di passiamo ora a fare le sopracciglia con il filo verde chiaro. Per la coda metterò in sovraimpressione lo schema. Ora andremo a fare il ginocchio di geco. Ho cambiato il colore del filo, ho preso cioè un verde un po' più chiaro. La grossezza però è sempre quella di 100 grammi, ma solo perché avevo quella. Ho però cambiato il numero dell'uncinetto, che da 3 e mezzo sono passato a 3 per rendere il lavoro un po' più fitto. Quindi il primo giro è un anello magico di 6 maglie basse. Nel secondo giro andremo a fare 2 aumenti e una maglia bassa. La sequenza la ripetiamo per tutto il giro. Chiuderemo poi con una maglia bassissima. Abbiamo cucito adesso le ginocchia e adesso passiamo a cucire la coda. L'abbiamo imbottita. Giriamo il geco e la coda la mettiamo con la puntina che va verso l'alto, quindi andiamo un pochino bassi nel posizionamento e passiamo alla cucitura. Adesso facciamo il piedino, quindi prendiamo il filo verde e carichiamo nel secondo giro, dopo l'anello magico, il filo e facciamo una catenella. Da qui tutto intorno faremo una serie di maglie basse.
Adesso facciamo la pinna del braccio. Quindi andiamo dietro, infiliamo il nostro uncinetto all'incirca alla quarta linea, alla quarta riga, prendiamo il filo verde e facciamo una catenella. Andando su facciamo una maglia bassissima, e facciamo una serie di maglie alte dentro ai punti successivi. Calcolate circa 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 maglie alte. Qui è un po' personale la cosa, nel senso che non c'è una regola precisa su quante maglie alte fare. E alla fine chiudete con una maglia bassissima. Tirate il filo. Qui ho fatto i loghi da attaccare al centro del petto. Io in questo caso li ho fatti in cartoncino perché non ho il feltro, per cui mi sono ritagliato i vari pezzettini e con i pennarelli ho fatto i simboli. Bisognerebbe in realtà farlo col feltro, perché così aderisce meglio al corpo, e queste linee blu o i decori rossi o verdi si fanno passando l'ago e il filo nei vari punti. Io ho fatto così perché non avevo il feltro. Comunque il risultato alla fine, è per spiegarvi, viene comunque accettabile. Ok? Ecco Jacob terminato. Spero che il video tutorial vi sia piaciuto. Se è così, potete guardare anche gli altri due video riferiti ai super pigiamini. Se volete, potete supportare il canale iscrivendovi, mettendo un like e lasciando anche un commento. Grazie per la visione e alla prossima. Ciao!